nuovo video. Come avete detto dal titolo, oggi faremo insieme uno spacchettamento Prozis. Allora, vi dico subito che non è un super mega unboxing, ma ho preso giusto qualcosina perché c'era l'offerta. Io sinceramente non volevo acquistare niente perché, come ho detto anche che molti di loro mi hanno fatto la domanda: ma farai uno spacchettamento Prozis, un unboxing Prozis? Ho risposto che per il momento no, però ho visto che mi mancavano gli integratori a me e mia sorella, e quindi ho dovuto fare l'ordine. Ne ho approfittato che c'era il 15% di sconto e quindi l'ho fatto. Ditemi se vi piace la location, le luci e tutto. Sì, questa è la vecchia location con l'albero di Natale, ma dettagli. Allora, ho il pacco qui, iniziamo subito. Però prima di iniziare, mi raccomando, mettete mi piace a questo video, non siate cattivi e iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella, cioè sembra anche logico. Ah, questa maglietta qui è la maglietta del vecchio video, try on all. Iniziamo. Ho qui lo sgabellino con il pacco, eccolo qui il pacco. Apriamo senza ucciderci. Oddio. Quanto sono intelligente. Voi perciò mi amate, vero? Ok, ecco qui. Pallina. Bella. E iniziamo. Allora, ok, finiamola. La finisco di fare la scema, ma vi dico solo che sto registrando questo video prima di uscire, quindi capitemi un po' l'euforia. Allora, ho acquistato delle novità, queste patatine zero chips barbecue. Eccole qui, oh. Cioè, pensate che devo cenare, quindi vado a assicurare che dopo rimanete alla fine di questo video che forse assaggiamo qualche snack, boh, non vi dico niente. Allora, ho preso queste zero chips gusto barbecue. Eccole qui, oh. Allora, sinceramente io il pacchetto me lo aspettavo piccolo, invece no. Sono sorpresa, cioè guardate, non si vede la mia mano. È bello grande. Allora, per 100 grammi ha 402 calorie, ma vi dico solo che questo è 25 grammi, quindi poche calorie. Poi 13 grammi di grassi, 18 di carboidrati, 17 grammi di fibre, 45 grammi di proteine e 2,7 grammi di sale. Comunque sono questi chips qui, oh, a gusto barbecue. E poi ho preso anche un altro pacco. Oddio, sono schiacciate. E queste qui sono al formaggio e cipolla. Eccole qui. Zero chips. No, queste qui sono troppo curiosa di provarle. E queste invece hanno 362 calorie, 10 grammi di grassi, 15 grammi di carboidrati, poi 16 grammi di fibre, 45 grammi di proteine e 3 grammi di sale. Eccole qui. Poi ho preso queste barrettine qui. Oddio, sono fredde, cioè è la prima volta che acquisto su Prozis le barrette sono fredde. Comunque ho acquistato, per chi ha seguito il vlog sa che mi è piaciuta, ho preso l'Energy Cake 100 grammi, questo qua è gusto yogurt, una bella barrettona da 100 grammi, poi questa qui è gusto cioccolato, questa qui è quella che abbiamo provato, e poi ce ne sta anche un'altra che è a gusto toffee, eccola qui, Energy Cake, ed è bella doppia come vedete, infatti è durissima, però ci piace. Queste qui le proverò le altre due perché non le ho provate. Poi ho preso multivitaminico, che come sapete io mi trovo bene e sinceramente gli integratori di Prozis non costano tanto rispetto a altri siti, quindi io mi ci trovo bene. Approvati, ve li consiglio. Non so dove mettere le cose, bene, organizzazione viene a mio. E poi ho preso un altro pacco anche per mia sorella, sempre multivitaminico, che anche lei lo sta prendendo perché lei, a differenza mia, cioè veramente non mangia frutta, non mangia verdura, non sappiamo più come fargli mangiare frutta e verdura, e quindi un po' di buoni integratori gli fanno bene.
Poi ho preso, ho voluto provare questa Zero Bar, costava 2 euro, quindi neanche poco. Ed è questa qui, 20 grammi di proteine a gusto double chocolate, Biotech USA. Comunque sono queste qui, le Zero Bar. Sinceramente mi ispiravano, qui non si capisce niente la tabella, ma voi seguitemi sempre su Instagram e nei miei prodotti finiti che la vedrete e saprete tutto. Mi devo avvicinare una sedia così mettiamo tutto, perché non so dove mettere i prodotti. Mia sorella ha acquistato la Barlicious, questa qui, mi raccomando seguitemi su Instagram, vi lascio il mio Instagram qui, veramente ne ho due, però voi dove mi volete seguire, ma seguitemi sempre su Healthy. Comunque, ha acquistato lei la Barlicious che gli è piaciuta tantissimo, infatti gli ho fatto proprio una stories e lei gasatissima, cioè dovete vedere però la reazione veramente visiva che era spettacolare. Poi ho acquistato io, mi ispirava sinceramente, come il Duplo, Hazel, no non so il nome, comunque sono questi qui, infatti da come vedete sembra un Duplo alla nocciola, quindi mi ispira proprio e non vedo l'ora, quando si ha voglia di qualcosa un pochino più ciccione, qualcosa di più, non lo so, bellino, si va su queste cose. Poi sempre lei ha acquistato questo protein brownie, gli è piaciuto perché da come vi ho detto anch'io ci sono proprio i pezzettoni ed è questo qui e quindi l'ha riacquistato. Poi io ho preso una novità, sono le Yummy gusto fragola. Sinceramente io queste qui le ho prese perché le Yummy sono il dolcificante, quindi alla fine questo molti chiamano tipo le prendono per il bolero, ma secondo me non sono come il bolero, ma io l'ho pensati tipo per dolcificare il caffè, tipo non lo so, stiamo in viaggio e abbiamo questo che non abbiamo la bottiglina, ma non lo so, scrivetemelo anche sotto perché io sinceramente non l'ho capito, però per scrivere Yummy, altrimenti scrivevano un'altra cosa. Quindi chi l'ha acquistato fatemi sapere perché io lo proverò nel caffè, poi se farà schifo almeno ci ho provato, non lo so. Però penso ha scritto Yummy, non lo so. Comunque gusto fragola. Voi fatemi sapere qua sotto così mi chiarisco un pochino anche le idee perché sinceramente non l'ho capito. Però io lo userò così perché veramente se è così è la svolta, perché comunque è tascabile. Beh. E ho preso anche un altro gusto che io non trovo, ma vabbè lo troveremo. Allora ho voluto riacquistare questo qui, l'ho preso come omaggio, Extreme Mass Gainer. Ho preso bene? No, secondo me, madonna mia che schifo sta cosa. No, non ho capito cosa ho preso, ma vabbè vedrò sul sito. Comunque ho preso questo, però se non mi sbaglio sono perché io ho fatto dei pancake, però ma non mi ricordo se sono queste o sono quelle altre. Vabbè, ho un vuoto di memoria sincera. No, vabbè, comunque ho preso questa, l'ho preso come maggio ed è 67 grammi. Però guardandolo, secondo me non sono come la vecchia bustina che ho terminato, perché erano proteine in polvere e, madonna mia, ho tipo un... non lo so, vabbè, comunque ho preso queste, sono belle. Infatti toccandole ho detto no, secondo me non era quello che avevo, cosa ho preso come omaggio? Vabbè, mi informerò sul sito, perché è veramente un vuoto di memoria. Perché ho provato quelle proteine di queste qui, la stessa bustina nera, però non mi ricordavo il nome, ho fatto molto velocemente l'ordine e mi sono piaciute davvero tanto per fare i pancake. Poi ho preso come omaggio questa qui, Oatmeal più Whey Protein, perché veramente a volte fa davvero comodo, oppure si viaggia, si vogliono portare queste bustine, sono comode, sono monouso. 35 grammi Oatmeal più Whey, una farina d'avena, gusto brownie. E l'ho presa anche a gocce di cioccolato, eccole qui, due confezioni, queste qui l'ho preso con l'omaggio. Poi... sempre come maggio ho preso queste qui, Protein Melts,
comunque sono queste palline al cioccolato, tipo, non lo so, mi viene in mente tipo i Lion, un periodo di tempo avevano fatto anche le palline rotonde, non so, mi vengono in mente queste, ed è, sono 35 grammi, e questi qui ho, per 100 grammi hanno 451 calorie, 18 grammi di grassi, 29 grammi di carboidrati, 2,9 grammi di fibre e 43 grammi di proteine, quindi troppo. Ed eccolo qui, sempre come omaggio, perché l'ho sempre voluto prendere ma non lo trovavo mai, quindi sempre esaurito, 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 e ancora più esaurito di lui, ho fatto va bene, invece stavolta me l'hanno regalato. Poi, 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 sempre come omaggio, ho voluto prendere questo pane, Lian Burger Buns, sesamo, eccole qui, sono 4 paninozzi, io l'altra volta l'ho presi, li acquistai proprio e mi ci sono trovata bene, questa qui hanno scadenza il 2301, bene, e quindi eccoli qui. Però questi qua pure mi sono piaciuti, questi sono più proteine e meno carboidrati. Quindi poi, no, ma sono proprio questi che ho presi l'altra volta. No, perché ho provato 100.000 prodotti di Prozis e quindi poi mi vado a dimenticare, specialmente anche con le barrette melty, queste cose qua io vado proprio in pappa perché sono simili. Allora mi confondo, cioè, anche un'età. Ma va bene. Poi mia sorella ha acquistato le vela melty peanut butter. Peanut butter. Eccola qui. Anche questa gli è piaciuta, mi è piaciuta anche a me, per la prima volta la vedo intatta, cioè per la prima volta, finalmente, finalmente. Poi, poi, poi ho voluto prendere anche un altro gusto, gusto mandorla, infatti ho preso i gusti un pochino più indicati per il caffè, perché Coca-Cola, Coca-Cola e caffè no, e quindi ho preso, perciò quando ho visto gusto Coca-Cola, pensato, ma allora non è un dolcificante per il caffè, quindi io non lo so, vabbè, comunque chi ha provato questo sta dicendo, ma questa è proprio stupida, sì, secondo me ho detto una stronzata. No. Okay. Se siete arrivati fino a questa parte del video potete scrivere hashtag è una stronzata. Poi 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 vi sto lasciando le cose più succulente alla fine, ma eccolo qui un altro prodottino che è così piccolo, cioè no, che è un po' una delusione, cioè è quanto un mio dito, è piccolissimo, bon bon, no? Ed è tipo, non l'ho capito, un biscotto cioccolato, non lo so, tipo un ovetto, vabbè, sono 17 grammi, ragazza bella, ma poi, 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 tra poco mi cade lo scatolo, come omaggio ho voluto prendere, un altro omaggio, questo qui che io non ho capito che cos'è, dark chocolate, a cacao, sì, questo qui è cacao proprio, perché questo sembra il cacao, vabbè, comunque questi qui che sono il cioccolato che a me è piaciuto tantissimo, quindi siccome quello là è il cioccolato fondente, sta scritto pure dark chocolate, madonna mia, io sto fusa, comunque cioccolato fondente. Poi 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 ho preso l'omega 3, il mio adoratissimo omega 3 che non può mai mancare, veramente non può mai mancare. E poi e poi e poi e poi aspetta, lo scatolo, no vabbè, mi fate come questo video, olè. E olè, madonna mia, io le adoro, io le amo. Allora, ho voluto comprare queste qui, sono una crema spalmabile proteica, costano 5,50 euro barattolino e io neanche un mese le ho finite, ma non lo dite in giro. Allora, questa qui è una choco butter più whey protein gusto bonbon. Sono curiosissima, cioè veramente sono curiosissima. Eccola qui. E questa qua è 250 grammi. Poi, poi, poi ho voluto riacquistare lei perché io me ne sono innamorata. Io questa qui proprio... Allora, vi dico una cosa. Se l'acquistate,
Pensate che ogni mattina vi svegliate con la voglia di lei. No, fin quando non la finite. Cioè, io mio tipo l'ho finita, ho questa ma non la riapro perché è un'ossessione. Cioè, è veramente un'ossessione. Cioè, io per ricomprarla... Ed è questa qui, è White Chocolate Cookies. Cioè, questa qui c'ha proprio pezzettoni. Madonna mia, mi sento male. C'ha proprio pezzettoni e... l'amo. E poi infine ho voluto prendere questa qui che ha il cocco, cioccolato bianco e cocco, almond coconut, non lo so, sincera. A me sembra tipo crema pasticcera e cocco. Beh. Comunque questa qui è sempre uguale e penso che la prossima che aprirò è questa. E quindi siamo arrivati alla fine di questo video, come vi ho promesso. Noi ci andremo a mangiare uno snack. E questo snack è... qui titti. Andiamo, assaggiamoli insieme. Questo qua è il gusto barbecue. Allora, profumo, sentite? Barbecue, sembrano le gallette. Sono un pochino forti. Non sapete che sembrano? Non so se le avete mai mangiate, le tortiglia sono uguali. Fenomenali, veramente buone. E quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto se avete provato qualcosa del genere, cioè qualche prodottino di questo. Fatemi sapere se anche la location vi piace, la luce vi piace e tutto. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, pollice in su e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!